senza più la sua gente. Vuoto, deserto, silenzio. Un silenzio irreale che avvolge e ovatta tutto il vostro mondo che stranamente diventa altro. Lentamente si spoglia di voi e voi di lui. Improvvisamente vi sentite estranei, come degli alieni, in quella che pensavate fosse la vostra terra, perché nel frattempo altri sono arrivati. Altri sono arrivati e si prendono il vostro posto. Sembra oggi impossibile soltanto pensare a una Napoli vuota senza napoletani, a una Firenze deserta senza fiorentini, a una Roma silenziosa senza più romani. Beh, 60 anni fa, 60 anni fa questo è accaduto. È accaduto a Capodistria, a Rovigno, a Buie, a Dignano, a Parenzo, a Fiume, a Pola, a Zara. Interi quartieri, interi borghi, intere città, un'intera regione svuotata della propria essenza. Gente costretta a partire non per la fame o per la voglia di migliorare le proprie condizioni, no, ma perché non si può vivere senza essere italiani. Era la primavera del 1945, dopo la ritirata dei tedeschi, quando il Comitato Popolare di Liberazione annunciò l'annessione dell'Istria alla Jugoslavia. Era quello il prezzo che l'Italia dovette pagare per essere uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale. Un'intera regione, compresi gli abitanti che abitavano lì, da quelle parti, gli italiani, che cominciarono a essere perseguitati. E non solo chi sembrava avverso alla politica del maresciallo Tito, certo rappresentanti del partito fascista, carabinieri, podestà, ma anche postini, farmacisti, preti, maestri, impiegati statali, artigiani, contadini, povera gente. Processi sommari ed esecuzioni di massa non risparmiarono nemmeno gli antifascisti e i comunisti, perché in realtà nella Jugoslavia comunista del maresciallo Tito, tutto quello che era italiano era automaticamente considerato fascista. Parenti e amici sparivano dal giorno alla notte, portati via con la violenza dalle milizie titine e spesso gettati dentro alle foibe a due, il più fortunato dei due si prendeva una pallottola in testa, l'altro veniva trascinato giù dentro alla fossa ancora vivo. Ricordo che anni dopo vedere Sandro Pertini, il presidente più amato dagli italiani, baciare il feretro di Tito e la bandiera jugoslava nella quale era stato avvolto, destò una forte indignazione in chi come noi subì quelle violenze. Sì. Fu questa pulizia etnica degli italiani in Istria, Fiume e Dalmazia che spinse all'esodo un'intera popolazione, compresa la mia famiglia. Si trattava di scegliere se diventare jugoslavi o restare italiani. Voi cosa avreste fatto? Beh, la quasi totalità degli abitanti di Pola, per esempio, abbandonarono beni e proprietà, 30.000 persone, e come in un suicidio di massa fuggirono verso l'Italia, su queste coste qui. Già alle prime luci dell'alba nella Pola del 1947 si sentiva un rumore, un canto di morte, era il battere incessante dei martelli che faceva da sottofondo al dramma di un esodo biblico. Erano gli italiani che imballavano e stoccavano i loro pochi beni. Servono chiodi! Mandateci più chiodi! I chiodi, chiedevamo alla madre patria insieme ad altre migliaia di istriani, fiumani e dalmati che nell'esilio forzato si portavano appresso tonnellate di mobilio. La cosa che mi ricordo meglio di quel periodo è la rabbia di dover abbandonare la nostra terra. Ma le nostre cose? No. Le nostre cose raccontavano di noi e ce le caricammo sulle spalle. Letti, armadi, specchiere, cassapanche, libri, ritratti, attrezzi da lavoro, piatti, posate, stufe, bilance, macchine per cucire, biciclette, pianoforti, pure i nostri morti dentro alle bare. Pure i nostri morti ci siamo portati dietro. Il 15 marzo, quando il piroscafo Toscana compì il suo ennesimo viaggio accompagnando gli ultimi esuli in Italia, finimmo nei campi profughi.
Ma ad attenderci trovammo un'Italia che non ci aspettavamo, un'Italia disastrata che usciva dalla guerra, affamata, diffidente, che in molti casi che faceva? Puntava il dito contro di noi, perché? Perché chi fuggiva dall'Istria rossa, dal paradiso del comunismo, non poteva che essere un criminale fascista. E giù sputi e offese contro la nostra gente povera e distrutta che aveva perso tutto. In Italia non c'era posto per noi. Figuriamoci per la nostra roba, che in larga parte finì nel magazzino 18 del porto di Trieste. Magazzino numero 18. Da 60 anni sono ammassate lì le masserizie di noi esuli. E ancora oggi, entrandoci dentro a questo magazzino, puoi ricostruire la biblioteca di una scuola, sfogliare i quaderni dei compiti, i registri scolastici, riassemblare stanze da letto, cucine, negozi con tanto di insegna. Ma le cose che più toccano il cuore sono i giocattoli, le ciabattine, le bambole, c'è tutto. Tutto il contenuto di un'intera città dentro al magazzino. C'è tutto tranne le persone a cui quelle cose appartenevano e dove sono andate a finire. Tanti sono morti in attesa di poter avere in Italia una casa che potesse contenerle, quelle cose lì. Tanti altri, circa 80.000, invece preferirono prolungare l'esodo e andarono a finire in Australia, in America, in Canada, negli Stati Uniti, partiti soltanto con una valigia nella mano e i figli in quell'altra. Nel magazzino 18, tra i corridoi formati da mobili che accatastati l'uno sull'altro arrivano a toccare fino al soffitto, tra quelle montagne di sedie che aggrovigliate tra loro sembrano come tanti ragni di legno, beh, lì in mezzo, signori, lì in mezzo c'è rimasta la nostra storia, fatta di piccole cose, coi nomi scritti a mano su ogni singolo oggetto. Nomi e numeri, numeri, nomi, numeri dimenticati, come la nostra tragedia. È il magazzino degli oggetti dove riposa, non in pace, la nostra vita quotidiana. Sono venuto a cercare
sepolare mio padre in questa specie di cimitero, tra masserizie abbandonate e mille facce in bianco e nero, tracce di gente spazzata via da un uragano del destino. Quel che rimane di un esodo ora riposa in questo magazzino. E siamo scesi dalla nave bianca, i bambini, le donne e gli anziani ci chiamavano fascisti. Eravamo solo italiani, italiani dimenticati in qualche angolo della memoria, come una pagina strappata dal grande libro della storia. Come si fa a morire di malinconia per una vita che non è più mia? Che male fa se ancora cerco il mio cuore dall'altra parte del mare? Arriverai sul mio paese, carezzami ti prego il campanile, la chiesa, la mia casetta, fermati un momentino, soltanto un momento, sopra le tombe del vecchio cimitero e digli ai morti,